scaricata la MUD, all'interno ci sono tre pivot, la 110, 140 e la 200. E un blocco note dove ci sono dei codici da inserire dentro il gioco. Allora, questa è la pivot 140. La troviamo sopra un carro, quindi andiamo a prendere il nostro trattore e andiamo a portarla al centro di un campo. I campi ci vorrebbero campi rotondi per andare bene, siccome io non ne ho le posizioni su campi quadrati o rettangolari, perché tanto. Allora andiamo a prendere il nostro trattore. Andiamo a posizionarla in un campo più vicino. Allora, adesso per installare la pivot
dovete cancellare questo qui, queste cose con tra il maiuscolo e il minuscolo, ecco qui, quindi le cancellate. Andate nel foglio install code, quello install CDE, quello che avete scaricato, prendete queste cose qui, fate copia, riandate nel foglio quello dei veicoli e qui in mezzo mettete incolla e vi si aprono, e qui praticamente lo avete messa. Poi bisogna andare a modificare dei parametri. Allora, questo rotation qui mettete 0 e cancellate. Poi dovete mettere 0, mi sembra, anche qui, così la potete comandare manualmente. Il rotation 9 meno è dopo, in teoria, quando togliete ritornano dei numeri. Allora, una volta che avete copiato le cose, fate file, salva e potete chiudere. Questa install CDE, insomma, non sì, una volta avete copiato si può chiudere anche questa. Penso, per rimuovere la pivot, devo ancora provare, che bisogna copiare tipo il trailer 140, quindi questa parte qui dentro maiuscolo minuscolo, per se dovete toglierla, spostarla o non va bene dove lo avete messa. Qui possiamo chiudere, anche qui, e possiamo andare ad aprire il gioco. Allora, una volta che rientriamo e riapriamo nel gioco, ce la ritroviamo tutta bella distesa e non più sopra il carro. Prima, se vi ricordate, ce l'avevo dall'altra parte, ma siccome era una volta aperta, era andata addosso le case, insomma non si poteva utilizzare, quindi ho dovuto riandare a copiare le cose del trailer, e quindi posso anche confermarvi che funzionano per spostarla. L'ho spostata qui in questo punto qui e ho ricopiato le cose della pivot. Per utilizzarla basta premere E come salire su un trattore, e come c'è scritto in alto a sinistra basta premere B per attivarla. Poi, per farla andare in senso orario, bisogna premere la B, la W, quindi come far andare avanti un contrattore, insomma, è molto semplice. Come potete vedere, vedete che insomma, si sta muovendo, e consiglio, vi accorgerete che dovete premere allo stesso tempo anche R per, diciamo, continuare a rifornirla, perché altrimenti nel giro di pochissimo insomma, si scarica. Come vedete vanno giù, insomma, abbastanza soldi, quindi